Ci sono i voti per presentarla, ma mancano i voti per chiudere il cerchio. Questa è la situazione riguardante la vicenda della mozione di sfiducia al sindaco di Patti, Mauro Aquino. Come è noto, occorrono 8 consiglieri per presentare la proposta in consiglio comunale. Ne sono necessari 14 per votarla. Attualmente manca un tassello. Questi gli ultimi sviluppi riguardanti un dibattito che sembrava evolversi verso la mozione di sfiducia e invece ha fatto registrare una defezione e dunque una battuta d'arresto. Più passa il tempo e ovviamente si assottiglia la possibilità anche di presentare l'impeachment, poiché c'è il semestre bianco, cioè 6 mesi prima della conclusione del mandato, la mozione non può essere presentata. Se perciò il mandato dovesse concludersi a giugno 2016, restano 4 mesi o poco più, ma è legittimo ritenere che non verrà presentata a ridosso della scadenza. Aquino per il momento respira a pieni polmoni e se su questo versante c'è calma apparente, ma calma, sul bilancio è bagarre, sia sul consuntivo che sul preventivo. Sono in programma riunioni a livello istituzionale per discutere sul da farsi. Era stato annunciato che per la fine del mese i documenti finanziari avrebbero visto la luce, ma dal palazzo ancora nulla sembra smuoversi. In ogni caso si tratta di questioni importanti, ma non da far perdere il sonno all'esecutivo. Archiviata per ora la mozione di sfiducia, Aquino e i suoi possono dormire sonni tranquilli.